Allora, benvenuti a tutti, siamo qui con il presidente ANTA Ennio Maccari che ci parlerà oggi di rifiuti, di gestione dei rifiuti, quello che si può fare, quello che si potrà andare a fare. Modera e Riccardo. Allora, professor Maccari, presidente dell'ANTA e esperto di, appunto, di riciclaggio, di riciclo, di rifiuto, ci spiegherà come in realtà oggi possiamo, insomma, come si potrebbe in realtà riutilizzare i rifiuti delle varie fasi. E tra l'altro l'ANTA ha proposto al Comune di Roma, ha presentato al Comune di Roma un progetto importante proprio per magari diciamo, per il riciclaggio dei rifiuti. Tra l'altro il problema dei rifiuti ovviamente a Roma è sotto gli occhi di tutti, ma in realtà non è un problema solo romano, che anzi un annoso problema romano, ma è un problema che si ritrova in tutta Italia. Dunque chiediamo al professor Maccari di illustrarci diciamo, questa tematica e che cosa possiamo fare per poter diciamo, smaltire meglio i nostri rifiuti e magari riutilizzarli. Grazie mille, grazie Fabio. Allora, non è che riparliamo di nuovo per la centesima volta del problema che abbiamo i rifiuti a casa, non sappiamo dove metterli, cosa ci facciamo, che sono le cose che sentiamo dire da quanti anni. Io ricordo che il mio primo convegno sui rifiuti lo feci nel 90, con il tema era il rifiuto non è un problema, ma è una risorsa. Quindi stavamo nel 90, siamo nel 2018. Per cui diciamo che la cosa si ripete, ma non si risolve stranamente. Quindi la prima domanda che ci dobbiamo fare è perché non si risolve. Poi scendiamo nelle proposte. Ma non si risolve perché i rifiuti sono soldi. I rifiuti sono soldi. Quindi il problema del risolvere il problema dei rifiuti vuol dire dare un senso e dare un verso a questi fiumi di soldi. E allora dietro a questo, cioè, voi sapete tutti che c'è l'ecomafia, ci sono imprenditori che gestiscono queste cose da 20 anni, 30 anni, quindi anche è difficile cambiare, anche perché adesso che vedrete alcune delle diapositive che mi sono portato, vedrete le cifre che girano dietro a queste cose. Quindi quando parleremo di 250 milioni l'anno, solo la città di Roma, voi potete pensare che qualche problema, qualcuno interessato c'è e che cui probabilmente che se di questi 250 milioni io decidessi, io personalmente, di regalarne a lei che mi è simpatica 30, probabilmente lei ogni anno avrebbe 30 milioni di euro e sarebbe felice. E questa cosa potrebbe accadere regolarmente non solo a Roma, vi faccio in particolare il caso vissuto non da molto tempo al comune di Brindisi, dove andai a proporre queste nostre nuove iniziative e dopo quattro incontri con il sindaco, al quinto incontro il sindaco Zingales non c'era più perché l'avevano arrestato perché prendeva soldi da una società dei rifiuti. Quindi voglio dire, quattro viaggi a vuoto a Brindisi, andate e ritorno, non sono risultati interessanti probabilmente abbastanza, o non avevo argomenti interessanti abbastanza. Io vorrei, se siete d'accordo, cominciare a farvi vedere un po' di numeri e la proposta estremamente innovativa, e per questo stasera ci incontriamo, che noi stiamo facendo in tutta Italia, ma in particolare l'abbiamo presentata al Comune di Roma, che per adesso diciamo ha sentito. E probabilmente la prossima settimana, sembra, incontreremo per una proposta più operativa e forse anche più ascoltata proprio l'assessore ai rifiuti del Comune di Roma. Per cui da lì si potrebbe partire con queste novità che noi stiamo suggerendo. Allora, io gioco molto quando parlo di rifiuti, per cui dico sempre che in questo momento particolare che stiamo vivendo, il cittadino rispetto
ai nostri governanti, si trova in questa situazione, esattamente in questa situazione. È chiaro che noi siamo il gatto e non la pistola, ma insomma, voglio dire, così stiamo, questa è la realtà. In giro cosa vediamo noi? In giro vediamo queste cose, viene? Sì. Vediamo queste cose, che è una raccolta differenziata, come vedete, particolare, seguita non bene, direi. Quindi questo si fa. Non so a quanti di voi a Roma, a noi eravamo prima in un palazzo dell'Ottocento al centro di Roma, a Piazza del Colosseo, e avevano messo nel corridoio di entrata del palazzo dell'Ottocento, qui ce ne sono solo tre, ma ce n'erano cinque di questi cosi. Quindi per entrare nel palazzo c'erano cinque di questi contenitori di rifiuti, che non solo erano cinque, ma c'era anche scritto martedì questa cosa, mercoledì quest'altra. Allora, in quel palazzo abitavano e abitano ancora, credo, l'Agolino, Scamarcio, altri attori, altre persone, ma non c'era uno che, passando vicino a questi rifiuti vuoti, perché non hanno mai messo dentro il contenitore la plastica, sono rimasti sempre così, che non desse un calcio a sta cosa per allontanarla, cioè. Per cui alla fine, dopo un paio di mesi, sono stati messi nel sottoscala, come vedete dalla foto, e due sono proprio spariti, non so che ci hanno fatto, tre sono andati nel sottoscala. Questa era la situazione che abbiamo vissuto e che è stata, non sto parlando di questa amministrazione, parlo dell'amministrazione precedente, E poi vorrei evitare di dire la Raggi è brava, quello era cattivo, c'è un problema, vediamo chi lo risolve e se lo vogliono risolvere. Prima non l'avevano risolto, indubbiamente. L'altra cosa è sempre sotto al Colosseo, sempre lì dove eravamo, proprio a fianco all'angolo, c'era questo sistema di cassonetti che penso che lo vedete dappertutto, no? Non mi sembra che ci siano... Scusate, anch'io ero in armato, non mi ricordavo che ero armato. E quindi queste sono le situazioni che credo assolutamente vediamo dappertutto. Non so, qui davanti all'albergo, ma il resto di Roma è tutto così, quando va bene. Però in genere è questo. Allora, che cosa, sempre per andare sui numeri e capire di che stiamo parlando, no? Allora, Roma, 3 milioni di abitanti, 1,5 chili di rifiuti a persona, più o meno queste sono le cifre. La quantità di rifiuti in genere, secondo le nazioni, varia secondo, chiamiamo, l'evoluzione della popolazione. Più si è avanti, più si è cittadini americani, diventano 2 chili, se si è cittadini africani sono 2 etti, o forse neanche. Per cui, voglio dire, è legata strettamente ai consumi che ogni tipo di nazione, ogni tipo di società si trova. Quindi ecco la cosa delle quantità. Noi stiamo parlando di, in un giorno, 3 milioni di abitanti, 4.500 tonnellate al giorno. Questo è un tema. Vogliamo aggiungerci vicino la cosa che sicuramente ci interessa? Che è quanto... Ah, grazie. Quanto costano questi rifiuti? Allora, pagati poco, si pagano 140 euro a tonnellata. Per cui noi stiamo parlando di fatto di 630.000 euro al giorno, stiamo parlando di 18, quasi 19 milioni al mese, e parliamo di 226 milioni l'anno. Allora, quello che dicevo poco fa a lei, se io volessi regalarle 26 milioni e tenermi in tasca quei pochi di 200 milioni, forse a me non costa tanto e lei sarebbe molto contenta. Per cui, in queste condizioni, lei cambierebbe il sistema? No. Difficile. Difficile. Non dico che tu forse che sei cattivella, sì, però in genere diciamo che non c'è questo interesse a cambiare. E diciamo che i politici, non parlo di Roma, parlo dappertutto, che si trovano in queste condizioni, rimandano. Dicono, beh, per adesso andiamo avanti così, chi verrà dopo di me cambierà. Quello che arriva dopo di lui trova questa pappa fatta e dice, oh, che bello, tutto apparecchiato, e continua. Quindi ecco perché, per esempio, a Roma, nel Lazio, siamo in questa situazione da circa 30 anni. Questa è la realtà. E quindi, senza dire che qualcuno ha preso dei soldi, senza dire che, non lo so, però questa è la storia. Allora,
Noi parliamo di raccolta differenziata, ci piace molto la raccolta differenziata, è una cosa meravigliosa. Io ho girato, non vi dico quante scuole, ho incontrato, senza esagerare, migliaia di bambini, le palestre piene di questi bambini piccolini, entravamo dicendo: bambini, ma allora secondo voi i rifiuti sono un problema? E tutti sì. Allora gli spiegavamo: ma se voi cominciate a raccogliere questo, di questo ci facciamo questo, di questo. Poi andavamo via dicendo: ma bambini, allora si rifiuti sono un problema? Tutti no, avevano capito, però avevano capito male, perché noi spiegavamo male, dicevamo delle cose non vere. Perché qual è il problema? La raccolta differenziata come noi la conosciamo è quello di prendere delle cose e metterle dentro un cassonetto, una cosa. Allora io faccio di solito un esempio, non so se qui c'è, ma ce lo diciamo a... Allora, perché dicevo? Perché il rifiuto in genere che noi mettiamo dentro una parte non è un rifiuto assoluto. Cioè, se voi prendete una bottiglia di vetro di acqua minerale, allora io vado al ristorante, prendo questa bottiglia, la metto lì e poi quello la prende e la butta nel vetro. Allora, come è fatta questa bottiglia? C'ha il vetro, c'ha due targhette di carta, c'ha un tappo di alluminio che dentro è ricoperto di plastica e poi c'è un anellino a chiusura di plastica. Allora sono uno, due, tre, quattro tipi di rifiuto quella piccola bottiglia. E noi dove la mettiamo? Nel vetro. Giustamente. Ma giustamente non è giusto, perché? Perché poi qualcun altro dovrà venire, levare la carta, separare la plastica, levare l'alluminio. Questo è il motivo per cui nessuno lo dice. I nostri rifiuti che noi raccogliamo più o meno attentamente vengono dati a qualcuno gratis, nessuno ci paga i rifiuti che noi separiamo. Ma perché? Perché c'è la parola magica, non sono stati valorizzati. Questa è la realtà. Quindi il concetto è: mia moglie poverina, che è là dietro, qualche volta ha provato a staccare le targhette dalle bottiglie e con l'acqua calda a volte, con le cose. Poi mi ha detto: non ce la faccio. Si sente in colpa, perché è moglie del presidente dell'Associazione Nazionale dell'Ambiente, metto sta cosa così, si sentiva in colpa, poverina. Però non è in colpa, non si può fare questa cosa. Allora, cosa è successo da allora ad oggi? Qualcosa è cambiato. 5 anni fa la Comunità Europea ha fatto una legge, ci ha mandato una direttiva. La direttiva diceva: voi potete separarli a casa, voi, oppure con delle ecotecnologie potete separarli a valle. Per cui, cittadini, non dividete più a casa, lo faranno le macchine. Questo è il concetto della direttiva europea che noi abbiamo recepito da un punto di vista legale, ma che poi praticamente non è stata seguita da nessuno, ma veramente da nessuno. Allora, cosa ci è venuto in mente dopo tanti studi, che la cosa più banale del mondo? Siamo andati a vedere cosa fanno le altre nazioni, siamo andati a copiare, perché mica sono i cinesi copiano, se siamo bravi anche noi sappiamo copiare. E quindi siamo andati a copiare e abbiamo visto che in alcune nazioni dove applicano questa cosa, beh, oramai c'è lui, io penso che sei più bravo di me, io mi impiccio veramente. Noi parliamo di una raccolta bidifferenziata. La parola bidifferenziata vuol dire che noi suggeriamo due soli sacchetti. Uno con dentro, noi lo chiamiamo tutto, cioè tutto il secco, e un'altra busta biodegradabile dove noi mettiamo l'umido, l'organico. Li mettiamo in due cassonetti separati e non ci sono più problemi. Perché le macchine, di cui adesso vi farò vedere un esempio, le macchine separano fino al 95% dei prodotti. Quindi sono loro che staccano le targhette, sono loro che dividono il vetro, l'alluminio, il ferro, la carta. Noi non dobbiamo più impazzire. E questi prodotti così separati vengono pagati. Il CONAI li chiama prima fascia, per cui sono quelli che prendono i soldi quando vengono consegnati. E allora voglio dire, se una macchina fa il lavoro per noi, otteniamo un prodotto che ha valore e ce lo vendiamo, non mi sembra sbagliato.
Questo per il secco. L'altro, che è l'umido, l'umido è ancora più facile, perché è una cosa oramai che si sa da tanto tempo, eccetera. L'umido fermenta da solo e produce metano. In maniera molto semplice. Quali sono i problemi che sono stati fino ad oggi con queste produzioni? Che venivano fatte all'aria aperta. Per cui la produzione di metano, vicino magari a delle case, o anche non tanto vicino. Io sono stato a, dopo Salerno, a trovare un signore che costruisce serre, che anche per noi fa serre fotovoltaiche, eccetera. Arrivato lì, in questa fabbrica, dico: senti, ma che c'è? Che è questo cattivo odore che c'hai qui nella tua fabbrica? Cioè, no, guarda, questo è il sistema di compostaggio del paese vicino. Cioè, del paese vicino. Voi immaginate quelli del paese vicino come campano con questo odore, in chimica si chiama odore caratteristico poco gradevole, noi la chiamiamo puzza, però voglio dire, quello è, questa è la storia. Allora il concetto di utilizzare questi prodotti che fanno gas, chiamiamolo biogas, che fanno gas ma in maniera controllata, non crea più problemi. Noi esistono già dei sistemi, di cui tra l'altro c'è qui un nostro ospite che li fa in diverse parti d'Italia, con dei biodigestori chiamati anaerobici, perché sono chiusi, sono attappati. Quindi mettiamo dentro l'umido, lui matura, voi pensate che da soli raggiungono anche 70 gradi i prodotti che escono fuori, e producono metano. Il metano viene incanalato senza uscire fuori, senza fare odori, niente. E quando il prodotto che produce il metano è esaurito da quel punto di vista e non ha più puzza, non ha più niente, si tritura e diventa un compost per l'agricoltura, un concime. Quindi rifacciamo un attimo la strada. Il secco ce lo richiede una macchina. L'umido, metà va a fare gas, poi adesso diremo cosa farci del gas. E il resto va a finire dentro in agricoltura. Allora, qui c'è un piccolo esempio di un impianto che separa il secco. Allora, voi vedete, è un macchinario industriale, che ci dobbiamo inventare? C'è gente che parla, non voglio l'impianto vicino casa, non voglio... Io appunto sono convinto, ma proprio come principio, che un impianto, un'industria che tratta rifiuti, anche così, è meglio non metterla vicino ai cittadini. È meglio non metterla. Io ho ritagliato al giornale di oggi, di sabato, questa pagina, rifiuti, ecco i nuovi impianti, non faranno cattivo odore, a Roma due impianti vogliono fare, i residenti pronti alle proteste, progetti in passo all'altro. Allora, i residenti pronti alle proteste, io sono d'accordo, se me lo fai vicino casa, ma se me lo fai in un posto dove questi odori, ma non arriva più niente da un'industria che fa un trattamento di rifiuti. L'unica cosa vera è che i cittadini vanno informati. Voi state qui per sentire delle cose forse nuove. Allora, se gli altri cittadini, dove puoi fare questi impianti, vengono informati, gli si spiega bene tutto, ma perché dovrebbero protestare? Qual è il motivo? Se io ti risolvo il problema dei rifiuti, pagherai di meno, c'hai solo due buste e non ce n'hai più cinque, ma perché dovresti protestare? Il cittadino non protesta più, ma se glielo diciamo, se lo informiamo e se gli diamo dei vantaggi. Uno, quello di fare a casa meno rotture di scatole. Io, mio figlio che abita da solo e che quando lo vado a trovare spesso, nell'ingresso c'ha dei sacchi poggiati uno solo all'altro. E io, Luca, ma scusa, ma tutta questa mondezza qui, papà, non è mondezza, questa è plastica. E vabbè, ma te la tieni qui, ma portala. Allora, papà, la plastica la ritirano il mercoledì mattina, lui sta a Ciampino, la ritirano il mercoledì mattina, io il mercoledì lavoro, esco la mattina presto, rientro sera tardi, e quindi non la posso portare. Adesso, quando mi prenderò un permesso e sposterò la mia giornata, potrò mettere la plastica dentro. Questo non è rispetto per i cittadini.
Questa è una maniera di comportarsi che il cittadino non lo senti per niente. Noi abbiamo la sede che è vicino al Colosseo e vi invito tutti a venire a trovare, perché è una bella torre del 1200, quindi siamo a Piazza San Pietro in Vincoli. E lì, voglio dire, abbiamo fatto riunione con cittadini del Rione Monti disperati, persone disperate, che dicono alla fine non la faccio più, faccio la busta sola e chi se ne frega, ma che mi devo dire, ma dove la metto, quando? Io non so, a parte io ho fatto l'esempio della bottiglia, ma non so le signore, io pure faccio la spesa con mia moglie, quindi ho pratica, i contenitori per esempio di alcune verdure che sono sotto morbide, sopra c'è la plastica e intorno c'è l'argento, oppure questa roba, dove la mettiamo? E allora oramai c'è una soluzione che semplifica, mettila nell'indifferenziato. E l'indifferenziato dove va? In discarica. E allora stiamo a fare la raccolta differenziata di che? Questo è il concetto. Allora, questo, come vedete, è un macchinario tipo per il trattamento del rifiuto secco. Ecco. Ditemi se vedete qualcosa di scandaloso, io non lo so, perché continuo qui. Sì, basta che fai qui. Ah, grazie, bravo, vedete. Ecco, allora questo è un impianto prima di essere adoperato, cioè quindi è bellissimo. Sì. Ecco, questo è il punto di conferimento, arrivano i camion, si apre quella cosa, entrano e scaricano. Dopodiché c'è un primo trattamento che prende questi rifiuti indifferenziati e li mette sopra dei nastri. Allora, ecco qua, c'è una prima fase che c'è un trattamento manuale. Perché? Perché voi sapete meglio di me che nel rifiuto indifferenziato spesso c'è un rifiuto atipico. Chi ha buttato la vecchia radio, chi ha buttato il computer, chi ha buttato qualcosa che non è esattamente un rifiuto urbano classico. E quindi, voglio dire, c'è 3-4 persone che tolgono queste cose più strane. Poi la macchina fa tutto da sola. La macchina poi cammina e comincia a fare le separazioni. Una parte con i lettori ottici, una parte con le calamite. Voi pensate che questi macchinari moderni separano fino a 5 tipi di plastica, cioè le plastiche le riconoscono se è PET, se è un altro, eccetera, 5 tipi, oltre a separare tutto il resto. Quindi l'idea di dirci ancora mettilo nel cassonetto così com'è, ora non è più, è superato, è vecchio. Io all'assessora che vedrò la prossima settimana, mi dispiace, gli dirò: lei assessore è vecchia. Lo dirò chiaramente, perché questa assessora viene ad aver gestito una parte del sistema dei rifiuti della Romagna, e lì, e lo faceva mi sembra 5 anni fa, non mi ricordo, e lì l'idea di fare queste separazioni ce l'hanno e non ce l'hanno. Ma quindi, tornando a noi, questo è il sistema per il trattamento del rifiuto secco. Quindi si ottiene un rifiuto valorizzato fino al 95%, per cui il 5% in genere o viene riciclato in altre maniere, o quel poco se ne va in una discarica, ma 5% è 5%, insomma, su, parliamoci chiaro. Questo è il sistema del separazione secco. Ho messo qui, per quanto riguarda l'impianto per l'umido, ho messo qui un esempio di un impianto. Allora, come voi potete vedere, ci sono quei grossi contenitori, grossi serbatoi, che sono quei sistemi che vi dicevo poco fa di digestione anaerobica. Se voi passate vicino a questi impianti non sentite più i cattivi odori, non ci sono. Perché? Perché sta tutto chiuso. Qui vorrei scendere un attimo nel particolare. Io non so a voi se vi è capitato, ma ci sono delle persone che giocano molto adesso con la parola biogas. Allora io sento uno attento, lì c'è il biogas, lì stanno facendo una cosa, lì esce il biogas. Io non capisco tante volte se queste cose escono solo per ignoranza o perché qualcuno non vuole che queste cose si facciano, perché bisogna pure dircele le cose in faccia. Allora, il biogas è il metano. A casa usiamo il metano.
Quando vogliamo fare una macchina che non consuma molto e che non inquina, facciamo una macchina a metano. Allora poi adesso il biogas che si ottiene da queste cose inquina. Inquina di che? Allora, però siccome io amo ascoltare i cittadini e se posso gli spiego qualcosa, gli racconto, eccetera, se non posso gli do le soluzioni. Allora, il biogas che esce fuori, non volete che ci si faccia energia elettrica, perché ci si può fare energia elettrica, si mette in moto un motore a metano che girando fa energia elettrica. Ma quello è un motore, quello inquina, il motore a metano, inquina? Vabbè, inquina, togliamolo. Allora io non voglio più fare il metano, ma ci voglio fare altre cose. Cosa ci posso fare? Lo metto come serbatoi nelle autovetture. E vabbè, ma lì quando infilano esce fuori, fa la puzza, quindi no, non va bene. Allora alla fine una delle ultime soluzioni che sono venute fuori da non molto è mettere questo biometano, questo biogas, dentro dei contenitori. Poi passa uno che li ritira, lascia il vuoto e ci paga. Inquina? Voglio dire, che cosa altro ci dobbiamo inventare? Cioè io voglio dire, se il cittadino è in buona fede, dice facciamoci energia elettrica perché ci serve, cioè, oppure vabbè tutte le macchine vanno a metano, quelle del comune, tutte le macchine del comune vanno a metano e io faccio il metano per le macchine del comune. Non va bene. Allora voglio dire, ci sono diversi sistemi, quindi diremo ai cittadini quando li incontreremo, e già abbiamo incontrati tante volte, che preferite qui nella vostra zona che facciamo? Ci vogliamo fare energia elettrica, che vi serve, più volete il gol, portiamo via e lo diamo via e non sappiamo niente. Entrano i soldi, soldi dal trattamento del solido, del secco e soldi dal resto. Per finire, soldi dal triturato che diventa compost e che quindi viene venduto agli agricoltori. Quindi stiamo parlando rifiuti uguale soldi. Perché insistiamo sempre a dire queste cose? È pericoloso, sono pericolosi, non il mio giardino, non la cosa. Questo è. Ho messo qua vicino una foto, perché questi impianti si possono fare o singoli, quindi solo quello per il secco, solo quello fluido, oppure un impianto complessivo. A Roma ci sono già due impianti che separano il secco in maniera un po' così, ma si possono migliorare. E lì vicino ci mettiamo quello dell'umido, così facciamo un'area completa che è assolutamente servita. Questa è la cosa. Questo è un impianto completo dove potete vedere, c'è una parte dove viene trattato biogas, eccetera, e una parte dove vengono trattati i rifiuti secchi. Questo è un impianto che occupa grosso modo 3-4 ettari. Allora, il problema è l'altro adesso. Dove li mettiamo i rifiuti? Allora, Roma ha 3 milioni di abitanti, 3 milioni di abitanti, gli impianti in genere trattano dai 300.000 ai 500.000 abitanti, un impianto. Vogliamo dire mettiamo 10 impianti? Allora, voi come vedete, sapete benissimo i municipi di Roma, questi sono i 10 municipi, e la nostra proposta è, sapete oggi quando un camion dei rifiuti prende i rifiuti, dove li porta? Allora, se stiamo a Tor Vergata e li deve portare a Malagrotta, faccio per dire, dovrà salire, attraversare un pezzo di Roma, salire sul raccordo, farsi 40 km di raccordo, poi uscire, consegnare i rifiuti e ritornare. Allora noi abbiamo detto, ogni municipio deve avere il suo impianto. Quindi, se voi vedete, 10 impianti, 10 municipi di fatto, perché il centro si aggrega a uno di questi, e quali sono i cittadini che dicono no, io non li voglio, io non li voglio, come io non li voglio? Ce l'abbiamo tutti. E l'altra cosa importante è che non gireranno più tutti questi camion che fanno fumo, poi non so se avete visto mai questi camion che girano con i rifiuti, che un po' di percolato scende, un po' di zozzeria se la perdono, il vento porta via un po' di cose, quindi insomma sono cose sempre fatte in maniera come non ci piacciono. I vantaggi economici sono la vendita dei prodotti,
sono il fatto che si fa il compost che si vende per l'agricoltura, il biogas che si fa e si vende, e se ci si vuole fare energia si arriva con queste dimensioni a fare 30-40 megawatt di energia. Voi pensate che Roma, per far camminare tutta Roma, parlo di cose che riguardano il comune, i servizi e tutto il resto, il comune utilizza circa 70 megawatt. Con questo sistema più della metà se lo autoproduce, se vuole farci energia. Quindi le soluzioni ci sono. 30-40 anno? Cosa? Megawatt, certo, certamente. E il posti di lavoro. Ogni impianto 40-50 dipendenti, persone. Quindi stiamo parlando che con un'operazione da 10 impianti stiamo parlando di 500 persone che vanno a lavorare. Ma la cosa importante è che tante volte quando si propone qualcosa di nuovo, la prima cosa che ci dicono è sì, ma quelli che ho adesso li devo licenziare. No, li sposti, li metti in quest'altra parte, cioè l'AMA non dovrà licenziare nessuno, dovrà semplicemente spostare dei dipendenti che non fanno alcune cose più da una parte, li vanno a fare questi impianti. Questo è quello che riguarda il posto di lavoro. Io, i cittadini, allora, questi sono i soldi, 300 milioni per 10 impianti. Allora, questa ve la racconto perché è abbastanza simpatica. Io quando giro l'Italia incontro i sindaci, entro dentro la stanza del sindaco e mi vado a presentare. Buongiorno sindaco, e metto la mano così. Il sindaco, prima di darmi la mano, mi fa: guardi professore che qui non c'è un euro, eh? Prima di darmi la mano, poi mi dà la mano, si presenta e andiamo avanti. E io la prima cosa che gli dico è: sindaco, lei non sa che i soldi lei ce l'ha, non lo sa, però se lei vuole, noi come associazione senza fini di lucro possiamo aiutarvi e dirvi dove sono i soldi, come si prendono, quanto tempo ci vuole per rientrare e il guadagno che c'ha il comune, quindi i cittadini. Questa è la cosa semplice, perché stavo dicendo, se guardate questa scheda, se un comune decidesse di fare lui un impianto, ha il 50% a fondo perduto dalla Comunità Europea, il 50%, e il 50% con un finanziamento della Banca Europea degli Investimenti, la BEI, in 15-20 anni da ridare a un tasso bassissimo. Voi pensate che in Sicilia la BEI sta applicando un tasso dello 0,7%. 0,7%. Vuol dire che non gli stai dando i soldi. Glieli ridai come te l'ha dati, di fatto, in 15-20 anni. Quindi un comune oggi che non vuol fare questa cosa, non la vuole fare. No, non la può, non la vuole fare. Se invece un privato che propone questa cosa, gli investimenti, cioè i fondi perduti, sono inferiori. Diciamo che se lo fanno fino a Lazio dal nord è il 30% a fondo perduto, se è al sud il 40% a fondo perduto. Per cui io spesso vado in Campania, Sicilia, Puglia tante volte e dico agli imprenditori: ma voi non capite proprio niente, perché sulle cose che fate, a parte i rifiuti, ma sulle iniziative imprenditoriali che voi fate, avete 50 BEI con un mutuo, 40 fondo perduto, dovete dire di avere un 10% l'equity, 10%. Per cui se, questo è l'ultimo finanziamento 2016-2020 che ci ha mandato la Comunità Europea, se il Sud non fa questa cosa, è arrivata una pagina del Sole 24 Ore uscita pochi giorni fa che dice che rispetto alla visione annuale che ci avevano dato, se per dicembre non spendiamo almeno 3 miliardi del tot, non è che già li perdiamo, ma vengono messi in altre voci, in altre cose, eccetera. Cioè, voglio dire, questo è proprio dire tagliarsi le cose più care. Quello è. Quindi, cosa vogliamo per i cittadini di Roma? Due sole buste per il cittadino che farà realmente la raccolta differenziata,
la riduzione delle imposte sui rifiuti, grazie al risparmio che otterrà, e il rapporto più chiaro e sereno con l'amministrazione comunale. E chiudo con queste due immagini. L'idea di oggi è questa, stiamo così, ve l'ho detto. L'idea che spero da domani, quando avranno capito questa cosa, dovrebbe essere questa, che è sicuramente più gradevole e più accogliente. Grazie.